devo chiedere scuse. Nel controvoce di ieri ho detto, sbagliando, che al palazzetto dello sport di Scapriano tutti quelli che fanno pugilato stanno al freddo, quelli che giocano a pallacanestro stanno al caldo. Non è vero. Stanno al freddo tutti, anche quelli che giocano a pallacanestro. E il papà di uno dei ragazzi di minibasket ci ha inviato un documento esclusivo sugli allenamenti di minibasket. Guardate. Scherziamo, vero? Lo sappiamo. Ma col freddo non si scherza, perché il freddo contrasta con l'idea dell'attività sportiva. Che succede allora al palazzetto dello sport? Succede che delle tre caldaie ne funziona soltanto una, quella che scalda l'acqua, appunto per le docce. Docce calde, quindi, anche se non tutte, sembra, è freddo ovunque. Freddo fino a domani, però, perché assicura il comune di Teramo, abbiamo sentito l'assessore Campana, che da domani, giorno di derby, tutto sarà al caldo. Sarà caldo il parquet, sarà calda la palestra del pugilato, sarà caldo tutto. Se non è così, chiamateci, oppure portatevi le giacche a vento. Viva l'Italia.